Ok. Vai Giorgio, comincia, allora, perché sei l'unico. Sei l'unico che sta leggendo. Ma questa è struttura gamma dov'è? Sì, non so, io come che ho l'edizione sì, diversa dalla vostra, sì, quindi non so neanche la rivendicazione. Ma lì dov'è? Qui è nel prima che si allarghi. Da 2, 4, 6. 6 righe prima che si allarghi ulteriormente. Ma qui c'è un allargamento solo. No, no, quella da quella. Ma anche Biosef, Beai, Miniam, Menerav, Una. Sì, mità pachod mishalosh pshitali. Ok, senti. Questo deve essere ancora qua. Questo è. Ok, grazie. Avrei Biosef, Beai, Miniam, Mirav, Una. Mirav, Una. Mità pachod mishalosh pshitali. Pshitali. De che lavud da? De che lavud da? Shosha, Agba, Hamisha, Veshisha, Shiva, Shmona, Tisha, Mahu, Amaglo, Lo, Ilo, Idana. Lo, Yadana. Lo, Yadana. Asara, Vadai. Vadai, Lo, Mi Baia. Vadai, Lo, Lo, Mi Baia. Ok, fermiamoci qua. Dice Rav Yosef, pone una domanda a Rav Una. Una. Un letto che alto da terra, i piedi del letto sono alti da terra meno di 3, cioè meno di 3 tefachim, cioè tefach è una misura che va dagli 8 ai 10 cm, quindi meno diciamo di 27 cm o di 24, pshitali, questo è, mi è chiaro. Allora vi ricordo qual è l'argomento, scusate. Il vaso da notte. Allora, l'argomento è il vaso da notte. Allora il problema è se ho un vaso, una cosa, un contenitore in cui si fanno i propri bisogni, se io posso dire tefillà in un posto in cui ci sia quel contenitore. Pieno vuoto. Non cambia in realtà. È la stessa che sia pieno che sia vuoto. Ok, allora una delle regole è che se è sotto il letto è permesso, ok, come se fosse in qualche modo nascosto, coperto. Allora Rav Yosef dice che cosa vuol dire sotto il letto, questa è la domanda in realtà di Rav Yosef. Allora, se un dipende dall'altezza del letto, se un letto è alto 3 tefachim da terra, allora, meno di 3 tefachim da terra, a questo punto per me è molto chiaro cosa vuol dire. Perché? Non ci può stare sotto. È che, no, no, ci sta. Sì, non lo so, questo, non è questo, comunque non è questo il problema. È così, può. Ok. In questo caso va sicuramente bene. Perché va sicuramente bene che la Vud Dami. Perché è come la Vud, è come attaccato. Allora, questa stega della Wood è una regola che si usa molto in riguardo alla succa. Ok. Allora, riguardo alla succa c'è la regola della Wood. Il Wood è quando una cosa è, cioè, è una misura che è considerata attaccato a quello che gli sta vicino. Ok? Fino a quello che si è stato attaccato, ad esempio, faccio una succa di assi di legno, okay. Faccio una parete o faccio il tetto, per esempio, di assi di legno, che è possibile. Allora, c'è un problema di quanto possono essere gli anni, le assi, eccetera, eccetera. Le assi sono separate, però io voglio un tetto uniforme, che sia un tetto intero, se metto l'asse uno da una parte e l'altro un metro di distanza, non sto facendo il tetto. Quanto è per considerare l'asse non separato? Sono più o meno la misura è quella dei 24 cm, cioè di 3 tefachim. 3 tefachim è considerato la Wood, è come se fossero attaccati.
Okay, questo è il sistema. Quindi lui dice, per quanto riguarda il meno di 30 fachim, non ho problemi, mi è chiaro, è la wood. È come se fosse attaccato a terra. E quindi, visto che è come se fosse attaccato a terra, fa un'unica cosa con la terra, e a questo punto una specie di contenitore per questo recipiente. Va bene? Qual è il problema invece? Shosha, Arba, Hamisha, Shisha, Shiva, Shemona, Tisha, Mau. Quando sono 4, 5, 6, 7, 8, 9, qual è la regola? Camerle. Ok. Ok. Dice, gli chiede, gli risponde, lo chiede, non lo so. La regola non lo so. Asarabadai, lo ribelli. Quando si tratta di Asara invece, su questo non ho problemi. Perché non ho problemi? Perché da Asarat e Fahim in poi è considerato un altro reshut, un'altra, come si può dire? Un altro dominio, un'altra proprietà. Va bene? Quindi, 80 centimetri. Sì, appunto. Tanto. Da Asara in poi non ho problemi. Il problema è fra 3 e 9 e 10. Fra 3 e 10 non so qual è la regola. Amara Baye Shapir Avatta Delo Idia Lecha Lecha Col Asara Reshuta Harite. Reshuta Harite dice, la Baye gli dice, però cominciare a fare i complimenti su come ho posto la domanda. Shapir 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 Avatta ha fatto bene a non porre la domanda, a non chiedere che cosa significa, cosa succede con Asara, perché con Asara è Reshut Aharit, ogni Asara, ogni volta che ci sono Asarat Fahim, è un altro Reshut. Una volta un importante Rav, se non faccio nomi di nessuno, né di uno né dell'altro, mi disse di un altro Rav, che era una persona di valore, perché sapeva fare le domande. Okay. La domanda è molto importante, questo. Certo. Non so. Cioè, la domanda, che ne so, io faccio una domanda a un grave importante, non mi basta, no? Cioè, soprattutto se sono uno considerato uno che sa qualcosa, non gli posso fare la domanda semplicemente dicendo che succede qui, ok, che succede in questo caso. Devo anche dimostrare di sapere di cosa sto parlando. Cioè. Ok, quindi cioè, se io faccio la domanda sulla Sarà in questo caso, vuol dire che non so che la Sarà è riuscita a fare, e quindi vuol dire che non so di cosa sto parlando. Cioè. Va bene? Amarava al Hatta. Il Hatta. Il Hatta Pachot Mishalosh. Mishlosha. Mishlosh. Che la Vud Dami. Asara Reshut Aharit I Mishlosha Asara Aino Deba Amine Rav Yosef Mirabunna Velo Pashatle. Praticamente fa un riassunto perché deve una lacha. Allora gli dice, allora dice Rava il Keta Alacha meno di 3 Pachot Mishlosha che la Vud, meno di 3 è come la Vud. Asara Reshut Aharit, quando si tratta di Asara sono un altro dominio. Mishlosha Ver Asara Aino, cioè è quello che ha chiesto Rav Yosef a Ravuna, non gliela spiega, non gli ha risposto. Quindi rimaniamo lì. Siamo lì, comunque siamo alla non risposta sul problema. Ok. Amar Rav Alaha che Rav Shimon ben Elazar Echen Amar Bali, Amar Rav Yaakov, Bara, Bera Divat Shmuel, Debat Shmuel, Alaha ke Rav Shimon ben Elazar, Vedava Amar En Alaha ke Rav Shimon ben Elazar. Ok, dice Rav Alaha e ke Rav Shimon ben Elazar, e così dice Bali al nome di Rav Yaakov, figlio della figlia di Shmuel. La Lachai secondo Rabbi Shimon ben Elazar.
Rabbah invece dice la halakha non è secondo Rabbi Shimon ben Elazar. Ok, vi ricordo, allora Shimon ben Elazar è quello che parlava prima. Ha dei quattro motto. Sì, sì, quattro motto. Ok. Rav Achi. Aspetta, allora. Sì, subito prima. Sì, אומר אפילו בית, בית מאה עמה, לא יקרה עד שיוציאם או יניחם תחת המיטה. Quindi, perfino una casa di 100 amot non può dire tefillah fino a che non tiri fuori il vaso da notte o li metta sotto il letto. Questo è la prima verso. Ovviamente l'altro diceva che sia 3, 4, 5. No, a questo punto poi c'è la domanda cosa significa sotto il letto. Okay. Che non ha risposta, che non salvo, ha risposta, salvo questi limiti. L'altra opinione invece che bastava allontanare se era morto. Ok? Gravachai Isek Le Bilia. Le Bare. Le Bare. Kirav Itzhak Bashmuel Bara Marata. Il le coupe, lo... Voi avete uno con puntini? Io ce l'ho qui. Cos'è quella di Marata? C'è Marata. O Marta, è quella che c'è. Bashmuel Bar Marata. Marata, sì. Marata, sì. Pensavo che ci fosse una Marta. Marta. Vabbè. No, Marta, Marta, Marta. È Marta? Sì. Ok. Abbiamo una tizia che si chiama Marta. Marta. Sì, una donna, è una persona, una persona. Marta è un nome ebraico. Ne abbiamo scoperto No, no, hai detto che sia un nome ebraico. Ah, si, può essere pieni di nomi non ebraici. Sì, ma sì. Io pensavo che fosse un franco o qualcosa del genere. Non lo so, Martino, strano, mi sembra strano, mi sembra strano, però ho voluto. Non essendo contato con. Sì, forse Marte, non essendo punteggiato, può essere, può essere punteggiato in vari modi. Ah, però sì, se è Marte diventa. È Marte, sì, con la di romano. Sì, infatti. Secondo me. Ok. No, la verità è questa, che il Talmud è pieno di nomi non ebraici. Sì. Pieno. Pieno. Tu moltissimo la fammi mano nomi non ebraici. Beh, c'era. Come noi, tra l'altro. Sì, sì, lo so, però... noi adesso ci stiamo attenti almeno sì. Al nome non ebraico, a dare un nome sì. Ebraico anche, eccetera. Cioè, qui era, qui okay. Era normalissimo avere un nome non ebraico. Anche se non cracano. Ok. Ok, Rav Achai, Yisak Lele Barab, allora, Rav Achai aveva fatto sposare suo figlio con, con la famiglia, la donna della famiglia di Rav Yitzchak Bar Shmuel Bar Marta. Questo, ecco, Shmuel è figlio di Marta. E la Yehupa. Allora, Yehupa l'ha portata. Yehupa ha fatto il matrimonio. E la Yehupa Mistaya. Mistaya Milta. Milta. Ok, Mistaya Mistaya Milta. Però c'è stato qualcosa che non è andato, insomma. Insomma, non è riuscito ad avere rapporto con la moglie. Questo è successo. Ok, si faceva gli affari loro sempre. Questa è la cosa. Sì, ma anche, abbiamo studiato che anche la ragione c'era angoscia abbastanza sì, che appunto, ti esenta la non riesce, non riesce ad avere rapporto. Vabbè, non riesce ad avere rapporto con la moglie. E allora cosa fa lui? Comincia a indagare cosa è successo, come mai queste cose sono andate in questo modo. Asal Bitriale. Asal Batre. Batre. Imparare a fare un bel vedere. Hazè Sefer. Dayonè. Hazà Sefer Torah. De Mancha. De Mancha. De Mancha. Amar le. Ok, allora. Allora vediamo più alla veloce. Allora, lo segue. Va a controllare la camera e vede un Sefer Torah che è messo lì. Ok, in quella camera c'era un Sefer Torah. Logico. Okay. Nel senso che al buio non l'ha visto. Non l'ha visto. Amareu. Amareu. Echo ashte lo. Echo ashte lo. Dai. Sakantun le bare. Allora, se io non fossi venuto,
a controllare, avreste messo in pericolo mio figlio, ok, che ha un rapporto nel posto in cui c'è un separatore. Mm. Betania, bet shesh bos sefer Torah o tefillin, asur leshamesh bo. Leshamesh bo shmoet amitam. Ad sheyotzim o shneyem. Sheyan nichem. Asher nichem kli betoch kli. C'è una braita che dice: una casa in cui c'è un sefer Torah o tefillin è vietato avere un rapporto, vera, insomma, rapporti sessuali in essa, fino a che non li tiri fuori oppure li metta in un recipiente dentro un altro recipiente, un contenitore dentro un altro contenitore. Ci deve essere un doppio contenitore. Sì, sì. Ma noi abbiamo visto che i tefilin si potevano mettere sotto il cuscino, sotto il cuscino, c'era tutta questa discussione. Sì, ma nel contenitore. Ah, nel contenitore, quindi sono due contenitori. Custodia. Ok. Cioè, il cuscino fa da secondo contenitore. Ok, poi vedremo cosa fa da contenitore. Questo questo vediamo dopo. Va bene. Ok. Poi Amar Abaye lo shanu. Ella bekli sheno kelyan. Aval bechol shu bekli. Aval bekli shu kelyan afilu asaram mame ke chad mame damem. Ok, dice Abaye, non hanno detto questa storia del doppio contenitore solo in un contenitore che non è il suo contenitore. Cioè, se metti i tefillin nel sacchetto in cui lo metto normalmente, quello non è un contenitore. Perché normalmente i tefillin sono lì. Ah. Ok? Deve essere un altro contenitore. C'è due contenitori a parte diversi dal contenitore che è il contenitore dei tefillin. Okay. Contenitore dei tefillin in qualche modo sono i tefillin, fa parte dei tefillin. Nel caso nostro abbiamo già due, la scatolina, sì, non e importa. Poi non importa, sono, possono essere anche 50. Sì, ma sono non importa, sono quelli dei tefillin. Sì. Ok, quello che dice qui Abai è questo: affilo a Saraman, perfino se sono 10 i contenitori, okay, non cambia, se sono quelli dei tefillin, non cambia niente, il contenitore non conta. Ok, quindi devono essere contenitori diversi. Ok, Amarava. Amarava, glime. Glime. Glime, akmatra. Che lì betocco che lì glima, non glima, glima. Cioè, tu sei fissato questa storia della la E, perché glima. Quando ce l'ha cioè quando è Alef e Ai, quando è Hei e E, no, quando c'è la Yud e la Hei, che è l'Alef è sempre A. Ah, okay. Meno che per gli Ashkenazi che diventa O, però questa no, glima. Va bene, glima Akmatra Kehli betoch keli. Kehli betoch keli. Quindi una glima, un vestito, una coperta, una cosa, coperta, sopra una scatola è considerato kli betoch keli. Quindi li metto dentro una scatola e ci metto sopra una cosa che ricopre, un panno che ricopre, è considerato kli betoch keli. Ok? Questa è la cosa. Ti filmi a custodia con la coperta, cioè scusa, per cui in una casa normale in cui il tefillin nella sua custodia in un cassetto, in un cassetto va bene, sì, ma no, non è cribetocli, è un cri soltanto, appunto, cioè, devi metterci anche un qualcosa sopra che lo copre, così nelle case di oggi, so, no? Magari non in camera da letto, sì, ma qui parla di byte, non parla di istanza, metti in un sacchetto di plastica, esatto, metti un sacchetto di plastica e li metti nel cassetto, sì, certo, ma nessuno lo fa, però cioè oggi normalmente però non li tiene in camera da letto, no, sì, no, ma qui qua, no, ma qui parla di ga o parla di c'è, dove parla, adesso vediamo, lo vedremo dopo, okay. Cioè, se ne continua a parlare adesso, no, c'è nessuno lo tiene in stanza, poi parla, sì, di ga. Amar Rabbi Yoshua ben Levi Sefer Torah tzirich lasot lo mechitza asara. Ok, allora questa cosa viene detta sia per i tefillim sia per il Sefer Torah, però invece Rabbi Yoshua ben Levi dice no, che per il Sefer Torah non basta la storia del Tikli Betokli, per il Sefer Torah c'è bisogno di una mechitza,
ma mechizia di asayat fachim di almeno 10 tefachim. Quindi c'è bisogno di mettersi la mechizia. Ma zutra ikla libi rav rashi chazia le duchte demar bar rav rashi de manach be sefer torah ve avid le mechitza asara amar le. Ok, allora secondo, allora Marzutra è andato, è capitato a casa di Rav Ashi e vede la camera, il posto in cui c'era Mar, figlio di Rav Ashi, e vede che c'è un Sefer Torah dentro, che lì dentro c'era un Sefer Torah, e gli ha fatto una mechizza di Asara, e gli aveva fatto una mechizza di Asara Tefachim. Ok, quindi l'aveva messo in camera del figlio, però gli ha fatto una mechizza di Asara Tefachim. Ok, quindi teoricamente va tutto bene, invece lui dice che non va bene. Ok. Amagle, Keman. Keman, che Rav Yehoshua ben Levi, Himer de Amar, Rav Yehoshua ben Levi, Dalit le, Delet le beta acharina. Allora, dice, tu l'hai fatto come? Secondo l'opinione di Rav Yehoshua ben Levi, che ha detto mechizza di Asara Tefachim. Però ti dico che quello che ha detto Rabbi Yehoshua ben Levi è soltanto se uno non ha un'altra stanza. Ok? Se ha un'altra stanza, lo deve mettere in un'altra stanza. Ok, da qui impariamo due cose. Uno, che comunque se effettuerà in una cameretta non dovrebbe esserci. Se io sono in uno stato di emergenza, per cui l'unica cosa che ho è lì, una casa in cui c'è solo una camera, o sono due camere da letto, sì, o cose di questo genere, e a questo punto posso fare altro, a questo punto creo la mechizza, ci metto un pannello sotto, vicino, e metto il Sefer Torah. Se ho un'altra stanza, devo mettere in un'altra stanza, perché però risponde anche alla tua domanda, vuol dire che un'altra stanza è un'altra, un'altra asciutta, un altro posto. Okay? Se sto in un'altra stanza, è un altro posto. Ok? Mare è it le beta harina amar. Mare it le beta harina. Ma tu hai un'altra stanza, amar le la date. Non ci ho pensato. Molto semplicemente. Hai ragione, ma non ci ho pensato. Ok. Kama yachik me'en umin min atzoa abamot. Allora, quanto si distanzia adesso, allora ritorniamola, vi rassicuro, è l'ultima volta, dopo si parla d'altro. Prossimo capitolo sia diverso. Ok, anche quando c'è una parentesi all'argomento fondamentale si torna sempre, ok? Amagava. Allora, cosa dice? Quanto si deve allontanare dalla Torah? Trova la Torah? Quanto si deve allontanare per dire tefila, ok? E dice arba ammotto, 4 ammotto, 2 metri. Amarav schora, amarav una, lo shanu el le achorav. Ava lefanav, marchik melo enav. Allora, dice rav schora, dice rav una, quindi dice rav una. Questo che abbiamo detto che deve allontanarsi 4 ammot è soltanto se la sua è dietro di lui, alle spalle. Cioè. Se però è davanti a lui, deve allontanarsi finché non la vede, finché non la vede più. Tipo cambiare stanza? No, beh, si spera che non sia nella stanza, se stiamo parlando di una persona che dice per strada. Ok, stiamo parlando di una cosa in un posto pubblico, dietro di là in un posto pubblico. Ok? Quindi fino a che non lo vede più, questa è la cosa. E così vale anche per la tefila, perché lì parlava di chi ha cema. Ok, qui dice la stessa cosa vale per la tefila. E ne vini vehe amaga veha. Veha. Giusto, veha amaga refaram bar papà. עומד אדם כנגד בית הכיסא ומתפלל איך בית הכיסא מתפלל. אוקיי, אלוהי
Dici, ma veramente è così? Veramente deve allontanarsi fino a che non lo vede più, eccetera, eccetera? Sì, veramente è così? Ini, d'accordo, vero? Veramente? Amare il Frabhapada, dice il Frabhapada, dice la Chissà. Una persona può stare davanti a un Beta Chissà, che è un gabinetto, e pregare e dire te filà. Sì, dovete immaginare i gabinetti di allora, comunque va bene, ok? Posto in cui la situazione era, insomma. Ok, e quindi lo può fare, qui non c'è scritto di allontanarsi. Ah, che mai schiena? Bebetta, chi sei? Scendo. Zoa. Allora, di cosa stiamo parlando? Di un beta che sei in cui non c'è Zoa. Va bene? Ini. Pulito. Sì, più o meno pulito. Ini, vera. Pulito con questa parola, però insomma. Beta che sei, scendo a far pisce, scendo Zoa. U beta a me cazzo, scendo a far pisce, scendo Adam e la... Ok, ma fermati. Dice, davvero è così? Il problema è se c'è Zohar o non c'è Zohar? Dice, ma non ha detto che aveva se figlio di una Bet Kiseh, un Bet Kiseh che hanno detto, anche se non c'è Zohar, è Beta Merchatz, e il Beta Merchatz sono le terme, che hanno, anche lì è vietato dire tefillà, anche se non c'è nessuno. Il problema del Beta Merchatz è che sono persone nude. Ok? Ma anche se la persona non c'è, cioè è vietato anche se non c'è nessuno in quel Beta Merchatz in quel momento, visto che ci siano, ma nel momento ci sono, basta quello. Quindi cosa cambia il fatto che ci sia o non ci sia? Certo. Ella, ah, be maya skina, be had te. Had te. Hadash. La Tav e la Shin si cambiano, questa è una regola facile da ricordare dell'aramaico. Mm. In ebraico, fra aramaico e ebraico, molte cose che sono con la Shin diventano con la Tav. Da una parte dell'altra? Sì, si scambiano fra le due lingue. Mm. Quindi Bechad Te e Bechad Shin. Mm. Ok. Veme mi vi le. Vebe mi ba le ravina. Ravina isminò. Le vetta chi se mau. Yesimun o enzimun. Vetta chi se. Ok. Allora. Dice no, quello di cui parla Ravina quando dice che si può davanti a un beta chi se. Non è se c'è o non c'è, è un beta chi se hadash. Nuovo, completamente nuovo, non è mai stato usato. È un posto che non è mai stato usato. Però si ebet chi se, cioè il problema è se già il fatto che io lo destino a una cosa, anche se in quel momento non ha nessun problema, il fatto che io l'abbia destinato a qualcosa è già sufficiente per vietarlo. Ok? E questa è la domanda. La domanda di Ravina era. Isminò le Bet Kiseh, se lo ha destinato Bet Kiseh, ma ok, qual è la regola? Yesimun o Enzimun? Vale la destinazione o non vale la destinazione? Chi cambia Baele le Ravina? Le Mikum. Le Mikam, Alele se lo ia Begavem. Aval che negdo. Lo. Ok. Allora, e, la se- e comunque Ravina, la domanda sua non era se si può dire tefillà davanti a questo beta che sia nuovo, ma si può dire dentro, ok? Dentro questo beta che sia, se può o non può, ok? Questa è la domanda, quindi è una domanda che non c'entra con il nostro problema, insomma, praticamente questa è la conclusione. Amarava, state attenti, siate molto concentrati, è un momento solenne. È l'ultima volta che ne parliamo. E lì, spero, spero. Beh, hey, chi sei? Chissà è de parsa è. Ah no, scusate, no, no, scusate, non è l'ultima volta. No, l'ultima volta è parlato di questo, sì, di questo sì. Ok. A falla gag de ti bau soha. Fa chi stumi un danno. Allora, dice Ravina, batte chi sot dei persiani, nonostante ci sia soha dentro, non, è come se fossero chiusi, è considerato come se fossero chiusi. Sono quelli dei persiani? Perché? Sentiamo i particolari. Allora, erano fatti in questo modo, è una buca,
profonda. E dopodiché, però, la persona quando andava a fare i suoi bisogni non andava lì alla buca, ma era, c'era una specie di una cosa in pendenza di cui faceva il suo bisogno, che andava a finire poi nella buca, ok? Lontana dal cosa, quindi in realtà c'era una distanza fra la buca e il posto in cui si faceva questo, e quindi questo era considerato paraprofondo, questo era considerato come i nostri, come i nostri, sì, questa è cosa. Si nasce nella fognatura, sì, sì. A vari metri, una specie di fognatura, va bene, no, andiamo no, avanti, non commentiamo ulteriormente. Mishnah non è ancora capito, dobbiamo ancora finire il capitolo 3. No, Mishnah. Zav Shara Keri Venida. Sì, non è molto più divertente la cosa, però. Shepalta Shekebat Shepalta Shikvat Zera. Shikvat Zera. Ve a Meshameshet Sherata Nida. Tzichina Tevila. Rabiruda Poter. Ok. Allora, un Zav. Il Zav è una persona che ha una malattia in cui perde del seminale, ma non anche del, cioè c'è anche pus, cioè anche, oh, okay, una malattia, ok? Il Zav è anche impuro, ok? C'è anche un problema di impurità per il Zav. Allora, un Zav che poi ha visto un Keri, che ha perso invece di questo seminale, ha avuto una polizia notturna. Un'idà, una donna che è un'idà, e ha emesso, ha tirato fuori del seme che è rimasto da un rapporto, evidentemente. Tra Mesha Meshet, una donna che ha avuto un rapporto, che poi è diventata Nidda. Tzichin Tevila, hanno bisogno della Tevila. Allora, di cosa si parla? Tutte queste persone hanno bisogno comunque della Tevila. Okay. Qui si tratta di, in realtà, di una doppia Tevila. Allora, qual è il problema? Il problema è questo: il Zav ha bisogno di Tevilà, va bene? Ora, il Zav ha bisogno di Tevilà, però ha bisogno di Tevilà a un certo punto, dopo 7 giorni. Una persona che ha avuto un Keri, che ha avuto una perdita di seme, ha bisogno di Tevilà immediatamente. Ok? Mentre il Zav e la Nidà hanno bisogno di Tevilà Midoraita, stabilita da Torah, quello del Keri è una Tevilà stabilita da Ezra, che poi in realtà adesso non c'è più. Va bene? Abbiamo studiato, vi ricordate? Sì. Ora, qual è la domanda in realtà? La domanda è questa. Allora, lui dovrà fare a un certo punto la Tevilà per essere stato, perché Ezra deve anche fare la Tevilà per il Keri. Cioè, prima di fare la Tevilà per il Zav, deve fare anche una o due. Okay, devi che però è prima, una settimana prima. E se deve fare il Keri, poi c'è bisogno di fare quella del Zav. No, quella sicuramente, non c'è dubbio. Deve farla. Sì, però non c'è dubbio, perché lui non si è purificato con la Tevilà del Keri. Ok? Cioè, qual è il problema della Tevilà del Keri? Perché io devo fare la Tevilà per il Keri? Perché se no non posso studiare Torah secondo la Takanat Ezra. Mentre il Zav, che è molto più Hamur come Tumah, però non c'è nessun divieto di studiare Torah, molto più rigoroso come Tumah, però in realtà il Zav non ha un divieto di studiare Torah. Allora, nel frattempo ha avuto il Keri, che fa? Deve fare Tevilà o deve fare Tevilà? Oppure deve aspettare e farla dopo? Il Zav nel frattempo gli era permesso studiare Torah, questo è il problema. Ok? Uno può, altro no. Va bene? Okay. E poi siamo davanti a una Tevilà strana. Perché è una Tevilà strana? Perché è una Tevilà di una persona che rimane impura. Una volta che ha fatto la Tevilà rimane impura, perché rimane Zav, o rimane Nidà la donna. Non è che ha fatto la Tevilà di smette di essere impura, continua a essere impura. Certo. E quindi io faccio una Tevilà, esco dalla Tevilà che sono continuo a essere impura. È una cosa un po' strana. Va bene? C'è tutto questo problema. Allora, che succede? Deve fare questa doppia Tevilà o non deve farlo? Scusa, ma non c'è il problema di Tovel Besheretz Biyado? Sì, Tovel Besheretz Biyado. C'è questo problema qui? Sì, però è
sono due motivazioni diverse. Cioè, in realtà io faccio una tevilà, ma non per... è un attacco alla famiglia la tevilà. È strana come cosa, è strana, è chiaro che è strana. Però è questo il problema, ed è questo, adesso vedremo che questo è il problema della Biuda. Allora, praticamente, qua c'è questo, c'è Kint Vila, dico che hanno bisogno di Tevilà, questo è quello che dice Tranakamah. La Biuda, potrebbe, la dice invece che non hanno bisogno di Tevilà. Ok, qual è il motivo? Quella domanda che si può fare anche mai è qual è la motivazione di Rabiuda? Ok, i Bai Eleu. Bai Eleu ba al keri shera a ziva le Rabiuda maru ki patara. Rabiuda. Rabiuda atama bezev ve rakeri. Se rakeri. Be rada be kara. Be kara. Lav bat vilahu. Lav bat vilahu. Aval bal keri shera a ziva. ומי קרא בת וילאו מחייב עוד אילמה או ראשונה. אוקיי, אלא, attention. Chiesero, se succede la cosa contraria rispetto a quello che dice la Mishnah, è che ha avuto un keri e dopo è diventato Zav. Cioè, prima noi abbiamo visto Zav che ha preso il keri, che ha avuto il keri. Qui il contrario. È avuto il keri e poi è diventato Zav. Che succede? Qual è l'alaha secondo Rabbi Yehuda? Dice, si chiede la Gemara. Perché, allora, Mao, quando Rabbi Yehuda ha detto che non ha bisogno di Tevilà, Bezav, Zav che ha visto il keri, perché potremmo dire, questa è l'interpretazione, Demeikara la bar Tevilahu, perché all'inizio lui non aveva bisogno di Tevilà, il Zav non aveva bisogno di Tevilà, attenzione, per studiare Torah. Okay? Il Zav poteva studiare Torah senza fare la Tevilà. E quindi, anche se arriva il Keri, secondo la Vedà non fa Tevilà. Aval, Baal Keri, Sherazi va. Però il contrario, se lui è Baal Keri e dopo è diventato Zav, Demeikara, Baal Tevilà, lui doveva fare già la Tevilà. Mechayev, a questo punto Rabbi Yehuda dovrebbe dire se in questo caso la fa. Certo. Okay. O Dilma lo Shana, o forse per lui non cambia, quindi attenzione, vuol dire che la motivazione è diversa. Certo. Okay. Se io dico che la motivazione, il problema è che lui ha il problema della Tevilà per studiare Torah, eccetera, eccetera, a questo punto se prima Barakere poi Zav dovrebbe farla, però invece forse la motivazione è diversa e a questo punto tentiamo di capire quello che diceva Yehuda. Tashma. Posso chiedere una cosa? Però sì. Lui è Keri, poi a un certo punto diventa immediatamente l'obbligo di farla. Non l'ha fatto. E poi si accorge dopo, c'è un tempo. Sì, un giorno dopo, un giorno, 24 ore, dopo 24 ore fa. Non fa quando diventa Zav, appunto. Ma diciamo che non l'ha fatto. Va bene, no? Sì. Oppure non sono passate le 24 ore. Comunque lui diventa obbligato dal momento in cui ha avuto il keri. Sì. Ok. Tashma. Cioè, ovviamente ha avuto il keri, ha 24 ore per farla, durante le quali non può studiare. No, dopo, subito dopo, deve passare 24 ore per fare il keri. Sì. Tashma. Tashma, no. A meshameshet verata nida tzicha tevila. Rav Yehuda poter. משמשת ואתה נדע כבעל קרי שראה עזיבה דמיה וכפתה רב יהודה שמע מן ה... פונה רביך חיה בהדיה בעל קרי שראה עזיבה צריך תבילה ורבי יהודה פותר הלאה תשמע ואני תדון הריספוסטה. La risposta è un'altra fonte che dice Meshameshet, una donna che ha avuto un rapporto verata Anidà e dopo è diventata Anidà. Tzicha Tevilà, deve fare la Tevilà. Due o una? Una. Alla fine? No, all'inizio. All'inizio. Rabbi Yehuda poter, Rabbi Yehuda invece, la stessa cosa di prima. Rabbi Yehuda dice che non ci esatto. Ve Meshameshet verata Anidà che Baal Keri, dice la Meshameshet è considerata una volta la donna che ha avuto rapporto come un Baal Keri. Ok, c'è stata una perdita di seme e quindi è come un Baal Keri.
c'era la Ziva che ha visto una Ziva. E quindi da qui impariamo che Rabbi, okay. E qui Rabbi Yehuda poter, il che significa che non è questa la motivazione. Ok, non è la motivazione che abbiamo preso prima, Shmamina, da qui impariamo questo. Tane Rabbi Chia Bedia, a proposito di questo, Rabbi Chia insegna. Baal Keri Shera Ziva Tzarich Tevila e Rabbi Yehuda poter. Baal Keri, che ha visto una Ziva, che è diventato Zav, ha bisogno di Tevila e Rabbi Yehuda vieta. Allora, da qui si imparerebbe che Rabbi Yehuda vieta non per un problema di se era Hayav Tevila o non. Il problema è quello che diceva David, dove è il Vesher Svegliadon? Cioè, è una Tevila che non serve. Cioè, o meglio, una Tevila che non purifica. E lui praticamente dice che non ha senso. Secondo me non purifica, non serve. Ok? Scusa, la domanda mi sono sempre venuta in mente, è analogo. Uno che gli cascano i tefillin, e deve fare il digiuno. E prima che fa il digiuno gli cascano una seconda volta i tefillin, deve fare due digiuni o gli passa un digiuno solo? Oppure, uno che gli cascano i tefillin, Erev, che può, Shvas, Rabbet Amos, Dio senti Tammuz, può dire quel digiuno che c'è? Il cosa, no, cosa? Non può dire. Non può dire che è digiuno quello, è un altro digiuno. Credo che nel caso un cascano due volte fa un solo digiuno. Quello che può fare, quello che ricasca in tefillin è questo, può rimandare il digiuno. Il digiuno non deve farlo subito. Come i digiuni che vengono spostati. Sì, però per non può dire lo rimando fino al 17 Tammuz. Non può, no, non 17 Tammuz, quello c'è un digiuno che già sta. Però può dirlo, può dire, serve molto. Sì, ma non è che uno quando casca i tefillin immediatamente deve fare il digiuno. No. Da quel momento in cui cascano deve smettere di mangiare. No. Può rimandare il digiuno, può fare il digiuno, per esempio, in un altro, in un momento in cui le giornate sono molto più corte. Se può rimandare di quanto tempo però? Tipo d'inverno. Comunque se si parla di digiuno dalla mattina fino al tempo. Dalla mattina al tramonto. Cioè, sì. Ma quanto vuole? Una gara di quanto tempo? Dalla mattina al tramonto. A quanto vuole? Cioè, poi anche se è estate può fare l'inverno dopo. Sì, vabbè. E vale anche per le cadute della teoria, no? No. Ah, non vale. Sapevo di Sefer Torah. Ok. Sefer Torah è molto più grave. Cioè, molto più grave. Ci sta il problema della comunità. Così. Va bene, signori, abbiamo finito un pezzo. No. Continuiamo. Ma se io sono di facciamo... Non si finisce mai. Ok, facciamo almeno un quarto d'ora. Allora, vabbè, Perek, piccolissima introduzione. Il Perek è il Perek Levi, che è un Perek fondamentale di Berachot, abbiamo un Perek importante. L'argomento è la tefillà. Fino adesso abbiamo più che altro girato intorno a Kriyat Shema, okay? A parte tutti i vari inserti, però insomma. L'argomento è la tefillà. Ora, sulla tefillà ci sono opinioni diverse fra i poskim, se la tefillà è stabilita dalla Torah o se la tefillà è midrabbanan. Ok? Cioè, le due opinioni fondamentali sono quelle di Rambam e di Ramban. Rambam dice che la tefila è mideoraita, perché c'è un verso che dite Vatem et Shem Elohechem, servirete il Signore vostro Dio. E Midrash dice, ma io che cos'è l'avodah shebalev? Vatem et Shem Elohechem, servirete Dio con il vostro cuore. La Midrash dice qual è l'avodah shebalev, il servizio nel cuore, zot tefillah, è la tefillah. Quindi la tefillah è il servizio che è nel cuore, quindi lo si imparerebbe dalla Torah, noi abbiamo un obbligo di tefillah midoraita. Secondo Ramban, invece, non c'è una cosa del genere, non c'è un obbligo di tefillah midoraita. C'è un obbligo di servire Dio nel cuore, c'è un obbligo di pensare, eccetera, eccetera, ma non c'è un obbligo di tefillot stabilite. La tefillah sarebbe stabilita midrabbanan.
Quello su cui non c'è discussione è che il nusach della tefillà, il modo in cui si fa tefillà, eccetera, eccetera, e i tempi della tefillà, questi sono sicuramente stabiliti in Rabbanan. Okay, su questo non c'è discussione. Okay. E qui si parla soprattutto di tempi, ok? E la cosa è complicata in realtà, molto più complicata di quello che è sempre. Okay. Per tefillà si intende in realtà una sola cosa. Per tefillà si intende lo Shmoneh Esrei, l'Amidah. Per tefillà si intende Amidah. Tutto il resto non è tefillà, non è tefillà però bene per quello che intendono qui. Va bene? Questo è per me. L'Amidah in tutte le tre. Sì. Quali sono, scusa, le conseguenze pratiche più rilevanti se della banana o della raid? Beh, la differenza la, per esempio il caso di Safek. Quindi Safek salta. Si pensa che Safek mi dega banana le culà, Safek mi dega la tale kuma. Per esempio. Ok. Sì, dipende, c'è anche il problema di tefillà delle donne, per esempio. Se mi dega banana mi dovete. Ok. I poschini, scusa, come si sono divisi? In genere è considerata mi dovete. Hanno seguito Ramban. Sì. Ok. Filat Ashahar ad Hatzot. Rabbi Yehuda Omer ad ארבע שעות. תפילת המנחה עד ערב, רב יהודה אומר, עד פלג מהמנחה. תפילת הערב אין לה קבע, ושל מוספים כל יום. מוספים? כל יום. כל היום. רבי יהודה אומר, עד שבע שעות. אוקיי, אלוהים. Sono le ore di conclusione della tefillà, queste, ok? Le ore in cui, cioè, limite. Le ore limite. Fino a quando? Non si dice qual è l'ora iniziale della tefillà, dando per scontato probabilmente che si sappia qual è l'ora iniziale, che è il sorgere del sole, va bene? Ok. Parlo del Tefillat Shachar, perché invece il resto no. Allora, Tefillat Shachar ad Hatzot. Tefillat Shachar è fino a Hatzot, fino a mezzogiorno. Quindi, secondo la prima opinione, la tefillà io posso dire Shachrit fino a mezzogiorno. La mi dà? Mezzogiorno relativo, no, mezzogiorno. Mezzogiorno si intende il mezzogiorno, tutto quello di cui parliamo. E sempre con Shaot Zmaniot. Le ore più corte di Shaot Zmaniot è questo. Shaot Zmaniot vuol dire questo, vuol dire dividere la giornata in giorno e sera. Ok. Allora io calcolo le ore di luce. Le ore di luce le divido in 12 parti. Questa è un'ora Zmanit. Quindi l'ora Zmanit cambia a seconda della stagione. Eh sì. Il mezzogiorno resta sempre quello. Il mezzogiorno è sempre quello. Okay. Corrisponde anche a mezzanotte. Sì, cazzotto. Sì, sì. Sì, okay. Sotto mezzanotte. No, non resta sempre quello, perché resta sempre quello. Il mezzogiorno, perché da comunque quando... è la metà della giornata, quindi comunque siano lunghe o corte le ore, sì. La sesta è sempre in mezzo. Sì, in mezzo, però... Quindi anche per noi. È in mezzo, però non è lo stesso giorno, la stessa ora. Non è la stessa ora. Cioè non è la stessa ora nostra. Perché se, dato che è calcolato in maniera tale che cioè, è simmetrico, sì, no, sì, quindi simmetrico, essendo sì. Quella centrale, essendo no, simmetrica, che no, sia lunga o no, che sia corta, sì, ma se si allunga di due minuti, se accorcia di uno, è segnata negli orari, è segnata sempre a calzo, dipende, quindi, orari, forse non segue, no, non segue questa cosa. No, no, seguendo per... questa cosa, certo. Se la cioè, beta... il problema, forse anche che il problema del fuso e della geografia, perché noi siamo normalizzati rispetto al fuso, quindi cambia per i posti, però che mezzogiorno sia comunque lo calcoli, anche perché era quello che potevano vedere. Insomma, se il giorno si allunga, è la cosa più facile da vedere. Ma se la luce si allunga di 4 minuti e si accorcia di 2, come si allunga di 4? Cioè, allora, sì. Se il tramonto, cioè se l'alba
e 2 minuti il giorno dopo all'alba e 2 minuti dopo. Ma anche il tramonto, cioè è simmetrico? È simmetrico, assolutamente. Non sono sicuro. Comunque, non sono sicuro che... Dal punto di vista astronomico sì, dopo è simmetrico. Io non so. Il tramonto è alle 5. L'alba è alle... come adesso. Il tramonto è alle 5. Più o meno sarà, che ora sarà il tramonto oggi? 5:10. L'alba è alle 7:30, 8:30. Allora, okay. Fra 2 settimane, se l'alba sarà 10 minuti dopo anche il tramonto e 10 minuti dopo? No, prima. No. Cosa vuol dire? Prima. Dipende dalla allora. E poi non cambia Google per la mente, non so quando cambia. Ci sono dei momenti in cui il tramonto rimane fisso. Sì, sì, ma il mezzogiorno, comunque non c'è, il mezzogiorno astronomico è il sole ha un certo percorso e quando culmina il percorso. Sì, 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 se no, ma mezzogiorno è detto. Cioè, non è si sposta di molto. No, ma perché noi siamo spostati rispetto al fuso, non siamo al centro del fuso. Il nostro mezzogiorno è mezzogiorno ordinario che vale da tu dici all'interno. Eh sì, vale da Lubiana fino a Parigi. E quindi è questo. Però resta grosso modo quello. Comunque, scusate, non volevo. No, no, non lo so. Non capendoci niente, la cosa sono cose. Allora, comunque, Rabbi Yehuda invece dice no, che la midà non la posso dire fino a che voglio, ma fino a Arba Shaot, fino a 4 ore, sempre smaniot, sempre calcolate in quel modo lì, ok? Quindi non è vero che fino a mezzogiorno, secondo Rabbi Yehuda, ma fino a 4 ore. Mincha la posso dire ad Erev, fino alla sera. Cosa vuol dire la sera? Ne discuteremo. La sera, che cos'è? Vuol dire fino alla sera? È una bella domanda, non abbiamo una bella risposta. Ok, vabbè. Dice, le due opinioni fondamentali sono, ce ne sono, non so, credo che la Mishnah Berurah ne calcoli 6 o 7 di opinioni almeno. Le due opinioni fondamentali sono fino al tramonto, fino all'uscita delle stelle. Cominciamo dal primo all'inizio, quando si può riuscire fino al tramonto, uscita delle stelle, esatto. Ammesso e non concesso che noi sappiamo cosa significa uscita delle stelle, certo. Ok, anche cosa sappiamo che sia tramonto, anche quello non è detto, lo sappiamo. Ok, quando i coni possono mangiare la truma. Tefilata Erev, la tefillà della sera. No, no, aspetta un attimo. Ah no, no, abbiamo scusato. Rabbi Yehuda Omer, adesso sempre per Mincha. Rabbi Yehuda dice fino a Plaga Mincha. Che cos'è? Quindi io posso dire Mincha fino a Plaga Mincha. Ora, poi parleremo della Plaga Mincha più ampiamente. Però la Plaga Mincha è circa 1 ora e 15 minuti smanit prima del tramonto. Ok. Fino a qui, dopo il Plaga Mincha non potrei dirlo. Tefilata Erev e la Keva. La tefilà della sera non ha un orario fisso. Ma quindi non può fare la vita. No. Ok, poi vedremo cosa vuol dire. Aspettate, state calmi perché tanto tutta questa roba viene ampiamente trattata. Veshel Musafim Kolayom. La tefilà di Musaf tutto il giorno, giorno vuol dire luce. Finché c'è luce io posso dire Musaf, dall'alba fino al tramonto io posso dire Musaf. Posso dire Musaf dopo Mincha? Ok, certo. Discusso anche magari se posso dire Musaf dopo Mincha o meno, se devo dire prima Mincha e poi Musaf, o se devo dire prima Musaf e poi Mincha. Ah, discusso dopo. Discusso. Ok. Tutta questa roba è discussa. Chiediamo che cioè, sono discussa, righe, più che discussa, sviscerata. Si scanna su questa roba. Ok. Rabbi Yehuda dice ad Sheva Shaot. Rabbi Yehuda dice fino a 7 ore. Quindi Musaf, secondo Rabbi Yehuda, non è tutto il giorno, Rabbi Yehuda è fino a 7 ore. 7 ore, guardate che non è tanto. Noi abbiamo
In genere seguiamo per la Halakha l'opinione di Rabbi Yehudah, con qualche eccezione, perché per a Kippur noi sfondiamo le sette ore. Certo. Beh, certo. In realtà non facciamo Musaf dopo un'ora dopo Chazot, quindi dovremmo fare Musaf entro l'1:30 più o meno, sì. Molto spesso noi sfogliamo, è programmato in quel modo là, se andate a vedere il lunario è programmato così, ma non lo facciamo mai, perché non ce la facciamo quasi mai, ci basiamo sull'altra opinione. La sua opinione secondo cui fino a mezzogiorno, fino al tramonto c'è tempo per fare Musaf, però insomma se dovessimo fare la viuda è un problema, ma insomma il Corban che la stessa cosa succede, e succede anche a volte, succede anche a Rosh Hashanah, certo. Ma il Corban di Musaf aveva un limite o anche quello era per tutto il giorno? Tutto il giorno, cioè, perché allora in base sì, a no, però su quest'anno su questa c'è discussione. Va bene, ok. La facciamo un pezzetto di Gemara, ma sì, per dire che abbiamo cominciato, dai. Sì, sì. Uminu mitzvata ima anezza achama kedeshe ismoh geula le tefila venimza mitpalel vayom. Ok, uminu, sì, obietta. Si porta un'altra Mishnah per contraddire quello che dice questa Mishnah. C'è scritto mitzvatai manetzach amal, abbiamo studiato, se vi ricordate, di fare la mitzvah e di fare lo Shema con netzach amal, con il sorgere del sole, in modo da unire Geulah e Tefillah, Gaal Israel, con la Amida e dire la Amida con netzach. Allora, e qui viene a dirmi fino a mezzogiorno, che mezzogiorno? Abbiamo detto fino a Netzach Amai, che significa mezzogiorno? Però sì, venite voi, mezzogiorno. Ok. Iniziamo a sparare in modo che si prega di giorno, cioè quando comincia il giorno. Kitani hai levati kim, risposta a Gemara, che questa baretta è secondo i vatikim. Quelli che vogliono fare le cose nella maniera migliore. Certamente fare le cose nella maniera migliore è fare la conversa a Hamma. Però per gli altri, che sono più ritardatari, a questo punto hanno tempo fino a mezzogiorno. Beh, io conosco la famiglia. E Vatikin, Ayugon, Rimo, Taiman, Zahamma. Per culle alma, al Fazzotto. Dice Rabbi Hanan, Vatikim la terminavano con Netzach Amah, mentre tutti gli altri fino a Chazot. Ok, vabbè, facciamo un altro pezzetto. Vetulo, vabbè, entriamo in un altro argomento. Grazie. Amuda Shachar invece cos'è? Sì, ma tra l'altro c'è un problema con la storia dell'Amidà insieme al Netzach Amah, perché in realtà lo Shema io lo posso fare prima, certo. Lo Shema io posso farlo da Mishir Yakir, che è una via di mezzo fra Amud HaShachar e Netzach Amah, però è sicuramente è almeno un'ora prima del Netzach Amah. Ora, se un'ora prima di Netzach Amah, la domanda è cosa faccio in mezzo? Okay. Quindi in realtà quello che dice qui, in realtà, quando dice la mitzvah di fare lo Shema a Netzach Amah, non sta dicendo semplicemente di anticipare, di fare lo Shema presto, ma sta dicendo anche di ritardarlo, in modo da arrivare all'Amida con Netzach Amah. In realtà non è fare lo Shema il più presto possibile, perché non è il più presto possibile, il più presto possibile sarebbe prima. Ma l'Amida non si può fare prima del Netz? No. L'Amida si può fare prima del Netz solo in caso... Gente che va a lavorare in emergenza... che non può fare una parola soltanto in quel caso, normalmente devo fare una parola. Grazie.